Già dalle prime ore di sabato 3 febbraio in via Mario Nicoletta c'è stato un via vai di persone, consiglieri comunali e sindaci del territorio provinciale per recarsi alle urne. In campo le elezioni di secondo livello per formare il nuovo consiglio provinciale, il secondo dell'era Ferrari, il quale durerà in carica altri 2 anni. In campo 6 liste e 35 persone candidate, 2 liste espressione del presidente della provincia, una di Sergio Torromino, coordinatore provinciale di Forza Italia, 2 le liste di partito, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, è una diretta espressione del sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Il centrodestra dunque vince le elezioni e ora si pensa già come muoversi in territorio provinciale. Guardiamo insieme al partito di Forza Italia, post congresso abbiamo preso l'impegno con il segretario regionale Cannizzaro, onorevole Cannizzaro, di guardare alle europee e di riuscire a portare Forza Italia primo partito come percentuale in Italia. Ma guardi, credo che la politica di Crotone deve fare da capofila tutta la politica del comprensorio, perché se Crotone marcia bene anche gli altri ne godiamo, insomma. Questi i nomi dei nuovi consiglieri provinciali: Umberto Lorecchio, sindaco di Pallagorio, Raffaele Gareri, Vincenzo Lagani e Fabio Manica vengono rieletti, entra il sindaco di Cutro Antonio Ceraso, unico della lista al Grande Centro di Sergio Torromino e Mario Megna. Il PD elegge solo Andrea Devona di Crotone e il sindaco Voce vede in consiglio Eugenio Pingitore e Vincenzo Familiari. Fratelli d'Italia ha eletto Saverio Punelli e dunque Sergio Ferrari ha ben 5 consiglieri eletti nelle sue liste. Soddisfacente direi, perché con la candidatura la vittoria di Mario Megna la nostra lista prende sicuramente un consigliere, quindi molto soddisfatto. Adesso l'impegno di Forza Italia in questo consiglio provinciale continua. È chiaro che adesso si rafforza all'interno del consiglio, quindi che ben venga anche un nuovo consigliere nell'area di Forza Italia. Adesso l'Europa e poi si pensa subito dopo le comunali. È chiaro, adesso guarderemo a livello europeo cosa succede, aspettiamo con ansia quelli che saranno i candidati che il partito metterà a disposizione e siamo tutti pronti in questo caso a sostenere questo eurodeputato che sicuramente farà anche gli interessi della nostra zona. Senta, ma adesso dopo queste elezioni come si ripenserà il centrodestra crotonese? È diviso, unito, insomma, ci dica un po' lei. Intanto prendiamo atto di quello che è il risultato elettorale. Lo schieramento del presidente Sergio Ferrari è compatto, il consiglio provinciale sarà ben delineato, la lista Ferrari presidente elegge un consigliere e la lista Ideo Comune ne elegge 4, quindi siamo 5 consiglieri in assoluta maggioranza, più ricordiamo il Grande Centro che esprime un consigliere, Fratelli d'Italia ne esprime un altro, quindi siamo più forti di prima, siamo compatti, siamo solidi e penseremo sicuramente a portare avanti quelle che sono le esigenze del territorio e dei 27 comuni della provincia. Ma adesso il centrodestra di Crotone come si riorganizza, ovvero come si pensa? No, non lo so, vedremo da qui a qualche giorno. Adesso godiamoci questa soddisfazione, questo risultato e poi insomma ci saranno le sedi opportune per fare le giuste valutazioni.